Allora, ciao a tutti. Giulia Bonora da Ghigini a Varese, è la per questa tua prima mostra bipersonale? Sì, è una delle prime mostre un po' importanti che ho qui nella provincia di Varese, insieme a Deborah Fella. Allora, sono molto felice di fare di questa mostra e di esporre questi lavori che non sempre posso far vedere al popolo. Come ti è nata l'idea per questa tecnica, che è una tecnica di ceramica sicuramente particolare? Allora, in realtà nacque un giorno in Fornace Ibis, quando mio carissimo amico mi disse: Giulia, vorrei avere qualcosa di tuo, ma non ho niente, fammi una scultura. E allora lì ho detto ok, mi sono messa a tagliare queste lastre di argilla. Ho raccolto un sasso da terra, perché mi piacciono tantissimo i sassi, fino da quando sono piccola raccolgo sassi e li colleziono. In camera mia non c'è niente, solo sassi. E ho iniziato a prenderne le texture e piano piano ragionavo su come creare un vaso, una scultura che un po' anche mi rappresentasse in qualche modo. Quindi ho iniziato a pensare a queste sculture come se fossero equilibri, perché ero anche in una fase dove volevo cercare un po' un equilibrio. Ero sempre o troppo pazza o troppo triste, quindi ero sempre in bilico, no, nella mia vita. Allora ho cercato di prenderlo come se fosse un corpo, costruirlo, cercare un equilibrio e poi cristallizzarlo una volta trovato. E così ho iniziato a creare queste sculture che ricordano un po' le montagne, se si immagina di essere piccoli piccoli. Qui posso camminarci sopra, posso arrampicarmi. E poi sono vuote perché aspettano solo di essere riempite con esperienze, quelle che fa poi l'uomo una volta che vive la sua vita. E niente, tutt'oggi ancora lavoro sulla tecnica perché è molto difficile. La ceramica, è una tecnica che comunque obbliga, lo studio. Molto spesso escono delle imperfezioni, quindi c'è bisogno di attenzioni tecniche e questo è un po' quanto, diciamo. L'ultima domanda, da cosa trai ispirazione? Allora, io traggo molta ispirazione dalla natura e lavorando l'argilla, che è un materiale del tutto naturale, un materiale che poi mi ricorda, comunque mi ricorda anche un po' il passato, il futuro. Perché io penso sempre all'uomo, alla fine noi oggi siamo qui in una forma, poi moriremo e diventeremo ancora polvere e quella polvere entrerà a far parte ancora della natura e chissà, forse un giorno diventerà argilla. Chissà questa argilla, tra l'altro, se contiene un pezzettino di Marco Polo piuttosto che di un animale, di un dinosauro. E quindi la mia fonte principale è la natura e poi anche artisti contemporanei, prendo molta ispirazione dalle Officine Saffi, che sono una galleria contemporanea di Milano, dove ci sono artisti molto forti come John Sea, e lui è uno dei miei preferiti, e questo è tutto quello che penso. Grazie. Prego.